la drammaticità di questa telefonata nel salutare i propri genitori, nel dire grazie mamma per quello che hai fatto per me. Il peso di un addio nel momento in cui capiva che non c'era più nulla da fare per lei e per Marco, il fidanzato, inghiottiti dall'incendio che ha divorato la torre Grenfell a Londra e i suoi 24 piani. La coppia di giovani architetti veneti vi risiedeva da circa 3 mesi, da quando erano stati assunti presso uno studio londinese. Gloria Trevisan ha chiamato più volte nel cuore della notte i suoi familiari a Campo San Piero, ma mentre Marco Gottardi a suo fianco, con i suoi genitori a San Stino di Livenza, era più tranquillizzante nei racconti telefonici, la giovane avrebbe avuto descrizioni più dirette nelle sue telefonate. Ce ne sono diverse, in diversi momenti, man mano che la drammaticità avanzava. La famiglia è molto provata per una vicenda che si sta svolgendo presso il Tribunale di Padova, per cui è una questione di banche, hanno perso la casa all'asta pochi mesi fa e la giustizia è in corso. E la ragazza era andata a Londra per aiutare la famiglia, perché qui si è laureata il 18 di ottobre e qui purtroppo le soluzioni professionali non davano gli esiti che ogni giovane meriterebbe quando esce anche con 110. Un problema familiare sfociato in una causa attualmente discussa in tribunale aveva portato la famiglia Trevisan a trasferirsi da San Giorgio delle Pertiche alla vicina Campo d'Arsego. E Gloria non si era persa d'animo. Accettare il lavoro a Londra poteva essere, oltre che una base importante per il suo futuro professionale, anche un modo per aiutare la sua famiglia. Aveva avuto delle offerte, ma lei capisce bene che di fronte a un'offerta di 300 euro al mese è una proposta dove all'estero vengono valorizzati questi giovani, dove all'estero viene riconosciuta la competenza, la capacità e un'offerta di 1.800 sterline al mese, lei che cosa farebbe? Dai notiziari arrivano bilanci ancora approssimativi della tragedia, legati al fatto che i vigili del fuoco non sono ancora arrivati agli ultimi 4 piani di grattacielo, quelli dove vivevano Gloria e Marco. Si vorrebbe poter avere ancora parole di speranza. Ho sentito le registrazioni di Giulia, colloquio con la mamma, non ci sono motivo per sperare che siano vivi.